Natale di Salvatore Quasimodo. Il Natale. Guardo il presepe scolpito dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme. Anche i re magi nelle lunghe vesti salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio e la stella che risplende e l'asinello di colore azzurro. Pace nel cuore di Cristo in eterno. Ma non v'è pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo, e sono 20 secoli, il fratello si scaglia sul fratello. Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino che morirà poi in croce fra due ladroni. Natale 2020. Testo personale. Già un vento d'annuncio in lontananza spira, scioglie i grigi umori delle nubi, solleva aneliti nell'ora inquieta della sera. Ancora vaga è l'attesa al tramontare dei giorni, che contano e raccontano di morti e contagiati. Qui e altrove, dove paure vagano e incertezze, solitudini, umani desideri, tra gli affanni del tempo, appena un filo resiste, sottile, invisibile ponte a unire le nostre distanze. Eppure, come sempre, tu verrai con la tua notte ricamata di stelle e la bianca cometa a sterminare un cielo che sfiamma d'incanti per i nostri occhi appannati da fioche luci e timide speranze. Si squarceranno tenebre di là dai monti, lungo i sentieri che portano alla grotta. Lì scenderemo mano nella mano, insieme, fino al punto da cui tracima la luce del mondo, che pure ci appartiene. E toccherà anche a noi rinascere dalle faglie dell'umano esistere, a noi tornare dal fondo oscuro delle notti al chiaro del mattino, con parole vive sulla bocca. È Natale. Auguri a tutti.